Buonasera amici dell'EIFA Super League, questa è la quinta giornata del Trastevere Stadium, si affronteranno Maccabi contro Giannis. Entrambe le squadre hanno 6 punti in campionato, hanno disputato 3 partite con 2 vittorie e una sconfitta per tutte le compagini. Il Maccabi, in breta divisa nera, squadra di Giannis e pantaloncini blu. Entrambe le squadre devono recuperare una partita di questo campionato per maltempo. Il Maccabi si schiera con Maroder in porta, difesa 4, Piperno, Spagnoletto, Veneziano, il capitano e Soju al centrocampo, Gioia, Maroder e Bondi in attacco. Sulla fascia sinistra Anticoli e Bianco, davanti c'è Moretti, risponde il Giannis con Romeo in porta, Mereu, Cardilli, Remigi e Fagioli in difesa, D'Alessandro e Boninsegna a centrocampo, i trequartisti saranno Mereu, Geller e Fornelli, la punta è il capitano Troise. Gira palla subito per il Maccabi con capitano Veneziano che sale, l'appoggia a Soju, si appoggia ancora indietro da Veneziano, scambiano ancora i due, trova la verticale, Soju conquista la prima rimessa laterale della partita, iniziata da 30 secondi il match, subito la rimessa sarà per il Maccabi. Cerco di centrocampo, l'altezza è quella, sulla destra va Soju, rimessa corta, lo scambio con Bianco, numero 23 va via, in mezzo a 3 Bianco, poi viene chiuso e può ripartire il numero 10, Geller dello Giannis, si appoggia sulla sinistra, lancio smorzato, la recupera ancora Spagnoletto, ancora Geller a recuperare, ora si appoggia indietro da Anticoli. Giro palla per lo Giannis con Romeo, la larga sulla destra dove c'è Cardilli, Boninsegna sul pallone, lo scambio con Mereu, il numero 2 viene chiuso, poi il terzino destro, prima rimessa laterale per lo Giannis, ancora Mereu a battere, lancio profondo chiuso, quindi l'intervento di Mereu, palla buona sulla fascia destra, si può scatenare il numero 10 Geller, palla però è fuori, la rimessa laterale sarà per il Maccabi, a battere andare il terzino sinistro numero 22 Piperno, ok, qui l'altezza è il centrocampo, Bondi va sul pallone, subisce anche fallo, primo calcio di punizione sarà per il Maccabi. Ricordiamo il Maccabi che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra, risponde lo Giannis ovviamente da destra verso sinistra, giro palla del Maccabi, lancio profondo, chiude bene qui l'intervento di un difensore, entra buona ancora per la punta del Maccabi che Moretti scarica ancora indietro, calcia Moretti, deviazione fuori ancora per Soju, centralmente fa il velo, poi Anticoli, il numero 27 Anticoli scambia con Maroder, non si capiscono i due, e poi recuperare ancora una volta lo Giannis con Troise che cerca un appoggio, non c'è nessuno, allora si appoggia sulla destra dove sale Fornelli e viene anche chiuso, è ancora Troise davanti a lui, c'è soltanto Geller, palla proprio per lui, troppo profonda, esce la chiave, Maroder la fa sua per ripartire Veneziano, appoggia con Bianco, poi ancora Veneziano, lancio profondo, bello a cercare Moretti, stoppa male il pallone, rimessa sarà per lo Giannis, chiuso in mezzo a due, può ripartire ancora una volta Gioia centralmente da Maroder, lancio in verticale in area di rigore a cercare un suo compagno che però non c'è, era Anticoli che non c'è arrivato, allora la fa sua Romeo, lancia lunghissimo a cercare Fornelli, di testa alla cicca un calciatore del Maccabi, allora palla arriva a Geller, supera anche lui il pallone, va però Piperno, l'appoggio indietro da Maroder, lancia lungo, rischio qui di Maroder, Moretti, palla per lui, la stoppa male, la regala a Cardilli che si appoggia indietro da Romeo, il proprio portiere in maglia gialla, larga sulla destra dove c'è Mereu, uno dei due Mereu, l'altro fa l'esterno d'attacco, proprio sulla fascia del fratello. E ora Geller in profondità, cerca uno spazio orizzontalmente, va da Boninsegna, allora allarga ancora verso Fagioli, Fagioli non può crossare, la crossa malissimo e può recuperarla, capitano Veneziano con il corpo si mette e conquista anche un'ottima rimessa laterale per il Maccabi,
Kemi Suai Soju. Poggia corsa da Spagnoletto, numero 44. Verticale lancio sempre a cercare la punta che è Moretti. Capisce tutto Cardilli. Poi si appoggia sulla destra dove può salire Mereu. C'è spazio, Mereu si ferma. In avanti c'è Boninsegna, numero 11, palla per lui. Va d'esterno, palla che non arriva. Adesso è la destinazione, troppo corta però può recuperarla Bianchi. Scivolata, ottimo intervento di Fagioli che la fa sua. Si appoggia da Cardilli, verticale ancora per Boninsegna. C'è Alessandro che perde palla, contrastato da due giocatori. Palla ancora al Maccabi. Quello è il numero 20, Gioia. Spalla alla porta. Preferisce tornare indietro da Spagnoletto. Bel lancio sulla sinistra, a cercare Anticoli, fermato però. L'intervento di Mereu, poi il fratello Mereu perde il pallone. Può recuperare Anticoli, scambia ancora dietro con l'attacco verso Piperno, che può partire terzino sinistro, molto veloce. Spalla contro spalla, capisce tutto Mereu, la recupera. Cardilli, poi l'altro Mereu, si appoggia ancora indietro da Romeo. Alza lo sguardo, cerca un lancio profondo, cercare un compagno in maglia rossa. Eccolo qui il lancio a cercare la testa di Geller che la spizza a cercare Capitan Troise, però non ci arriva, c'è Piperno sul pallone però. Forse subisce fallo, avrebbe dato il vantaggio, si appoggia ancora indietro da Spagnoletto, poi Veneziano ora al centrocampo nero. Bella qui la chiusura di Cardilli. Entra ancora sul pallone, un giocatore dello Janus va a terra. L'arbitro dice che si può continuare, sono lamentati qui i giocatori di maglia rossa, altro giocatore Janus a terra, avete il vantaggio perché la palla ce l'hanno i rossi, la Troise. Non vede l'intervento di un difensore da dietro che gli ruba il pallone regolarmente. Lancio sulla destra, anticipato benissimo da Fagioli, qui era Bianco. Ancora Bianco però arriva sul pallone, siamo sulla destra, cerco di centrocampo, l'altezza è quella. Bianco si accentra, poggio da Maroder, lancio bella sulla destra dove può salire. Ma Moretti entra in rigore da destra, Moretti la può incrociare, lo fa, anzi il cross in mezzo, deviazione, palla che rimane lì, traversa, presa piena da Gioia, era una finta di tiro di Bianco che l'ha messa in mezzo, un rigore in movimento di Gioia che l'ha stoppata benissimo e poi ha preso la traversa, botta sicura, prima azione pericolosa del match, afferma Maccabi, però qui Piperno subisce fallo dall'altra parte del campo, calcio di punizione per il Maccabi, fallo, è di Mereu, poteva anche tirare lì. Moretti, un po' troppo altruista, sulla fascia destra poteva piazzarla con il piattone in diagonale, ha preferito allargare, anzi mettere in mezzo l'area di rigore dove c'era soltanto Gioia, che l'ha stoppata molto bene, andando via anche un giocatore con lo stop a seguire, ed altezza del rigore, ha calciato con il piattone, la palla che è finita sulla traversa, si è stampata sulla traversa, ed è ancora 0-0 tra Maccabi e Janus. Ora calcio di punizione proprio per il Maccabi. Scelgo sulla fascia sinistra dove scatta ancora Moretti, forse in fuorigioco. Si alza la bandierina, infatti è fuorigioco. Calcio di punizione, la propria tre quarti difensiva per lo Janus. Va Mereu a battere. Il pallone esce dalla propria area di rigore per battere questo calcio di punizione il portiere Romeo. Lancio lungo di Romeo a cercare lo spizzata di Mereu che non ci arriva, c'è però Piperno, poi il centrocampo del Maccabi, la palla è lì. Lancio sulla sinistra a cercare la corsa di Anticoli, numero 27, però non ci arriva perché il pallone è troppo lungo. Ringrazia comunque il compagno per il lancio. Allora rimessa laterale per lo Janus. Andrà Mereu. Scambia con il fratello. Perde palla qui, altro Mereu, il numero 3. E siamo già ancora su quella fascia, però Piperno recupera un altro pallone, il numero 22, si appoggia in dietro da Spagnoletto. Poi Veneziano può salire. Verticale, c'è Bianco, il tacco, gioco lezionato qui di Bianco, che rega la palla ancora una volta allo Janus. Allora Romeo, ancora Mireu. Rischioso qui il retrobassaggio di Mireu. Rega la rimessa laterale al Maccabi, Romeo. Che Mireu, un pallone sanguinoso, un retrobassaggio sanguinosissimo di Mireu verso il proprio portiere. Che senza pensarci l'ha spazzata fuori. Rimessa per il Maccabi, già battuta con Piperno sul pallone. Può partire il Mancino.
La scambia con Moretti che si abbassa molto spesso. Scambia centralmente a cercare Gioia, non ci arriva sul pallone, può ripartire con il numero 7 Fornelli che tocca il suo primo pallone. Scambia contro Isa, ancora Fornelli. Può salire Fagioli sulla sinistra, palla è per lui, so giù in anticipo. Si rifugia in dietro da Maroder. Ancora Maroder esce dalla palla di rigore, lancia con il destro, cercare Gioia, la spizzata di testa. Ancora Gioia, vince un contatto in mezzo a due, centralmente si appoggia da Maroder, il fratello del portiere del Maccabi. Maroder ve lancia col sinistro a cercare Anticoli, esce Romeo, troppo lungo, attenzione Anticoli, la tiene in gioco, però in mezzo all'area di rigore c'è soltanto Moretti. E qui ha calcolato male la velocità del pallone il portiere dello Janus, intanto scivola a terra un giocatore proprio dello Janus, era D'Alessandro. Poi commette anche fallo, del vantaggio, allora Gioia, so giù. Può crossare con il destro, tre giocatori in area di rigore, la maglia nera, so giù, cross in mezzo dove non c'è nessuno però a raccoglierla. Per ripartire Mereo, di testa, è solo però il giocatore e spazza il pallone. Bianco, ancora da Piperno. Verticale, nessuno capisce l'intenzione di Piperno. Allora ancora sul pallone c'è Gioia. Veneziano. Poi Maroder. Può partire Maroder, tre quarti offensivo a Mancina. Si appoggia ancora in addietro da Spagnoletto, numero 20, il numero 44. Capitan veneziano, ancora lui. Con la Spagnoletto girano bene i centrali. Cercare una verticale che non può ancora arrivare. Alza lo sguardo veneziano. Eccolo qui, Bianco. Si accentra ancora, appoggia verso Gioia. Bella palla sulla destra, cercare Moretti, forse fuori gioco. Non ci arriva Moretti perché il pallone è troppo lungo. Allora rimessa laterale per lo Janus. Andrà a battere ancora con il numero 6, Fagioli. Fagioli a battere, profonda, c'è che la spizzata di Capitan Troisi, troppo lungo, ci arriva Gioia di testa, proprio per Bianco, ad Alessandro, ancora Troisi, va via, di mestiere, il numero 9, e si rifugia ancora in addietro dal proprio portiere, Romeo, che stoppa il pallone, alza lo sguardo e vuole servire un giocatore in maglia rossa, c'è Remigi. Poi ad Alessandro, bella palla, bella smentata sulla destra, dove può andare Mereu? Esce il portiere Maroder, il numero 1 e la fa sua. Allarga subito per Piperno, partita molto vivace. Ancora Piperno, chiuso qui, subisce anche fallo Piperno. Ennesimo fallo subito da Piperno in questo inizio gara. Chiede anche scusa Mereu. Giro palla per il Maccabi tra i due difensori centrali, Spagnoletto e Veneziano. Ora Gioia, ancora Spagnoletto. Alza lo sguardo, si appoggia ancora verso il proprio capitano, Veneziano. Verticale c'è Moretti, si abbassa un'altra volta, bella palla, a cercare l'inserimento di Anticoli, ancora il pallone troppo in avanti, esce proprio verso il limite dell'area di rigore, il portiere Romeo e la fa sua. Blocca il pallone con le mani Romeo, lancia lungo, a cercare la spizzata del numero 10 Geller, che arriva però in avanti, non c'è Troisi. Erano uno accanto all'altro, Troisi e Geller, gli ultimi due riferimenti offensivi del Janus. Bel lancio sulla mancina di Spagnoletto. Piperno scambia con il numero 16, Maroder. Che numero qui di Gioia. Poi Moretti, anticipato da un ottimo intervento difensivo di Cardilli. Può attaccare lo Janus, lancio profondo di D'Alessandro, troppo però. Tra le braccia del portiere, può ripartire con Soggiù. Appoggia Bianco, in anticipo, ultimo tocco, è di un calciatore maglia rossa, rimessa laterale sarà per il Maccabi. Battere sesso giù, appoggia ancora indietro da Veneziano. Maroder. Ancora Maroder, ancora su Veneziano, verticale sbagliata, la recupera D'Alessandro. Poi Troisi, l'ultimo tocco ancora di un calciatore in maglia rossa. Era ancora rimessa, sarà per Sociu che lancia subito in verticale. C'è Bianco, Bianco contro un giocatore del Janus, ne supera uno. Poi c'è Fagioli che vince il contrasto e poi si rifugia dietro Mereu da Romeo. Lasciato sempre solo in verticale. Qui Moretti recupera però ancora Anticoli, la mette dentro. La deviazione, potrebbe prenderla con le mani, qui Romeo ha preferito andare sul sicuro e spazzarla in rimessa laterale, ancora pericoloso, una volta
il Maccabi con ancora Moretti, preso in verticale dagli ottimi lanci dei centrocampisti e di Veneziano, difensore centrale, il capitano, che l'ha imbeccato 2-3 volte quasi perfettamente. Quindi dietro passaggio un po' rischioso della difesa del Maccabi, si rifugia ancora una volta da Maroder. Di prima larga verso Soggiu, deve arrivarci su questo pallone il numero 19, ci arriva, lancio in verticale, ancora a cercare Moretti, stoppa con il petto, c'è Bianco accanto a lui, Moretti si rifugia sulla destra, lancio verticale a cercare Gioia, anzi era Maroder, Edoardo Maroder, ancora Moretti, non si chiude il triangolo T2, poi arriva il calcio di Bondi, che non ci ha pensato su, e ha calciato di prima, palla fuori. Ancora pericoloso però il Maccabi, giocano bene lì davanti con l'esterno Bianco che si appoggia molto spesso, si abbassa anche Moretti a cercare la sponda e poi il lancio lungo per le verticali di Gioia, gli inserimenti di Gioia, di Maroder e di Bianco, Anticoli un po' meno in questi primi minuti. Romeo, il portiere dello Janos, al rilancio, molto freddo qui la temperatura al Trastevere Stadium intorno agli 8 gradi. Lancio di Bianco, d'Alessandro, di prima a cercare Mereu sulla destra, troppo lungo, rimessa laterale per il Maccabi con Piperno, numero 22, si appoggia ancora indietro dai due centrali difensivi, palla Veneziano, alza lo sguardo, cercare ancora un riferimento offensivo che non c'è, allora si abbassa da Soggiu, verticale, c'è Bianco, fuori gioco, alzata la bandierina qui del guardaline. Fagioli a volte questo calcio di punizione fuori gioco che da qui la nostra posizione sembrava evidente, di poco ma evidente. Si appoggia la difesa di Janus a Romeo, pallone sulla sinistra dove c'è soltanto Geller, anticipato però da Gioia, poi Geller su Gioia commette fallo, gamba tesa qui di Geller. Lancio sulla sinistra, sballato questa volta di Maroder e recupera palla ancora una volta lo Janus, che andrà a battere con Mereu la sua ennesima rimessa laterale, la verticale a cercare il fratello, palla per lui, stoppa bene con il petto, spalla alla porta, si gira ancora verso il Mereu, attaccato, perde palla, qui Bondi la recupera, interna area di rigore con il mancino, appoggia ne ha dietro il tiro con il piattone altissimo, ci ha provato Anticoli, tiro altissimo, molto, molto pericoloso qui, ancora una volta il Maccabi, Anticoli sta andando benissimo sulla sinistra, recupera palla a Mereu, scarico dietro per la botta di Maroder, il numero 16, e con il piattone l'ha mandata alle stelle. Ancora recupera palla un'altra volta Maroder, entra in area di rigore, Maroder poi sulla sinistra, va giù e calcio di rigore, da qui sembra sacrosanto. Abbiamo perso palla Cardilli sul contrasto proprio con Maroder, che ha tenuto in area di rigore da sinistra, l'ha messo giù Cardilli, rigore che c'è, neanche protesta qui il numero 5. Allora ci sarà calcio di rigore, il pallone lo va a prendere il numero 23 Bianco, lentamente più pericoloso minori del Maccabi. Si lamenta qualche giocatore dello Janus, ma il rigore c'è, preso nettamente la... buttato a terra, l'ha strattonato, è andato a terra proprio Maroder, e allora sul dischetto va proprio lui, Maroder contro Romeo, va Maroder, lo spiazza e c'è l'1-0 del Maccabi, ha segnato Maroder, 1-0. L'ha sbloccata dunque il Maccabi, decisamente più pericoloso questo calcio di rigore di Maroder, che ha spiazzato Romeo, che non si è neanche tuffato ma con il corpo è andato verso destra Maroder, alla sinistra del portiere, con il piattone raso terra ha infilato per 1-0, lui che si era anche conquistato il calcio di rigore, ottima azione di Maroder che aveva recuperato palla sul contrasto vincente con il difensore numero 5 Cardilli, che poi la era di rigore. Ora 1-0 per il Maccabi, che recupera ancora palla ma solo per poco, perché la recupera d'Alessandro. Poi Remigi, Cardilli,
si appoggia da Mereu, verticale per Mereu verso il fratello, poi Troise non arriva sul pallone, siamo già dall'altra parte con la difesa del Maccabi. Lancio lungo del portiere, Troise a centrocampo, riesce a recuperare il numero 9, capitano, va via in mezzo a due, si appoggia da ad Alessandro, larga sulla sinistra dove c'è Geller che ora fa l'esterno. Ancora Geller, converge verso il centro, verticale in area di rigore, pericolosa, non c'è creduto Troise e allora è uscito Marauder nella propria rietta e l'ha fatta sua. Marauder la gioca corta, verso i propri centrali. Ora Piperno, poggia ancora in dietro, lancia in verticale a cercare Anticoli, stoppa bene, spara la porta, sovrapposizione ottima di Piperno che però stoppa male in corsa, il pallone regala la rimessa laterale allo Jans con Mereu. Si appoggia su di lui, si può vedere Boninsegna, numero 11. Lancio in verticale, capisce tutto ancora una volta Bondi, può ripartire il Maccabi, si sente sulla destra, lancio in verticale a cercare ancora una volta la corsa di Bianco, un difensore su di lui, uno contro uno, va sul mancino, converge, la verticale in area di rigore, spazza la difesa rossa. Posto parla qui Fornelli, che perde però ancora una volta il pallone. Bella palla qui sulla mancina di Gioia, l'arbitro però ferma tutto perché c'è un giocatore a terra, ha subito un pestone Bianco, numero 23. Ora si rialza, anzi era Anticoli, numero 27. Giro palla ora tra i difensori dello Jans. Fagioli, davanti c'è Geller, palla per lui, capisce tutto per ancora una volta Bianco, allora Fagioli si rifoggia da Boninsegna, lancio bellissimo per Geller sulla mancina, esce bene Marauder che prende in pieno proprio Geller, palla fuori, rimessa dal fondo, bella uscita qui di Marauder, anche con un po' di fortuna sul rimpallo ha preso in pieno Geller, rimessa proprio dal fondo per la formazione nera, Marauder proprio al lancio. Fa salire i suoi, quest'altro ci sarà un lancio lungo, si presuppone, dalla disposizione dei giocatori. Infatti è proprio così, non arriva però a destinazione il lancio, al centrocampo ci arriva in qualche modo la sfera di gioco. E allora poi Cardilli. Mereu, lancio sulla fascia destra dove c'è il numero 7 Fornelli in anticipo. C'è un ottimo, ancora una volta Piperno, finora uno dei migliori dei suoi Piperno su quella fascia. Sta vincendo tutti i duelli e tutti i contrasti. Marauder al rilancio. Lancia sulla sinistra, non arriva ancora una volta il lancio a destinazione, poi Bondi però. Piperno ci arriva, Piperno. Con la testa, rimessa laterale sarà per lo Janus, già battuto dai fratelli Mereu. Poi Geller si distende, qui lo Janus e poi prova una conclusione. Prima conclusione verso lo specchio della porta che però non arriva perché è andata alta, ci ha provato Boninsegna. Allora Tommaso Marauder prova il rilancio lungo, vediamo se questa cosa ci riesce un po' meglio a centrocampo, ancora Boninsegna, dire di no, Piperno, poi Troise, il capitano dello Janus, si appoggia a centrocampo, allarga sulla destra, pallone che non arriva però a destinazione, può recuperarla ancora una volta Anticoli, poi Mereu, la fa sua, gioco di prestigio di Mereu, centrocampo, recupera palla ancora Gioia, poi Anticoli, si appoggia ancora indietro da Bondi, Piperno, il suo mancino, può girarla dietro, Piperno fa in difficoltà qui a centrocampo, ottimo, la Veronica, il lancio sulla destra, in diagonale a cercare Bianco, troppo lungo la fa sua Romeo. Eccolo qui Romeo, rilancio lunghissimo, arriva solo Veneziano, a centrocampo c'è Boninsegna che non arriva sul pallone, allora Gioia. Marauder, bel lancio in verticale, non capisce però le intenzioni del compagno Anticoli. La rimessa laterale sarà per lo Janus con Mereu, si appoggia ancora in dietro da Cardilli, poi ancora Mereu, ancora dietro per Romeo, il portiere.
Scambiano qui sulla fascia destra i giocatori dello Janus che perdono l'ennesimo pallone in questo primo tempo. Piperno poi fa la finta verticale verso Bondi. Ancora Piperno, va via due giocatori, si accentra verso l'area di rigore Piperno. Tunnel, ancora tunnel, va via e qua è fallaccio. Eh sì, prende nettamente le gambe dell'avversario numero 5 Cardilli. Attenzione perché... scatta una mezza rissa in campo, perché il fallo qui di Cardilli è evidente, era volontario e non serviva a niente, perché ha preso Piperno, andato via benissimo a due giocatori, Cardilli da fermo gli ha dato un calcione, fallo stupido e sciocco di Cardilli che verrà preso in mente ammonito, minimo ammonito, perché il fallo era volontario, il pallone non era lì, c'era soltanto il giocatore del Maccabi che se n'era tra parentesi andato, e Cardilli senza pensarci gli ha dato un calcione volontario, ripeto, volontario, sulla gamba. Fallo sciocco, intanto viene ammonito Piperno perché la reazione c'è stata, l'abbiamo vista, e viene ammonito anche Cardilli, peggiore dei suoi in campo, anche perché ha commesso il fallo da rigore. Allora, calcio di punizione sarà per il Maccabi. Sui 20 metri fuori dalla lunetta con il mancino si sta preparando Bianco. Siamo spostati verso la sinistra, quindi forse sarebbe più semplice calciare per uno a destra, ma Bianco comunque è sul pallone. Ci sono altri due giocatori sul pallone. C'è Bondi e c'è anche Gioia. Qui ora si allontana. Ancora non si può battere questo calcio di punizione, si allontana anche Bondi dal punto di battuta, rimane soltanto Bianco. C'è anche Maroder sul pallone, l'autore del gol dell'1-0, sì, dello 0-1. Va proprio Bianco, tira a mezza altezza, deviazione della barriera. Calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del match sarà per il Maccabi. Andrà battuta la destra del portiere Romeo e a battere andrà con il numero 23 proprio Bianco con il suo mancino a uscire. Eccolo battuto sul secondo palo, stacca Gioia di testa, sfiora il palo Gioia che è uno dei più alti in campo e si è visto anche in questa occasione. Ha potuto soltanto guardare palla Romeo, ma la palla è sibilata fuori dal palo. Ora Romeo battere. Salgono i suoi, lancio lungo, ci si aspetta da Romeo. Eccolo qui. Di testa va Fagioli, la prolunga verso Geller, anticipato benissimo da Stergiu. E commette anche fallo. Buon insegna, qui va a terra, scivola, la partita che si sta facendo nervosa. Altro fallo qui, anzi era su D'Alessandro, il fallo proprio di Bianco. D'Alessandro sul pallone, siamo nel cerchio di centrocampo. Accelera di rigore, a cercare però nessun giocatore in maglia rossa, la fa sulla difesa e può ripartire ancora una volta Anticoli. Si appoggia da Moretti, la fa scorrere dove c'è soltanto un'altra volta ancora lui D'Alessandro. Poi Geller perde palla, la gliela soffia ancora una volta Bianco che poi commette fallo qui Geller. Proprio su Bianco, nel quarti destra aveva perso palla qui Geller, è costretto a fare fallo su Bianco che sarebbe stata una ripartenza pericolosa per il Maccabi. Bastò giù sul pallone. C'è una finta perché è andato Veneziano, ha cercato l'inserimento sulla destra di Bianco che però non ha capito più l'intenzione del compagno, del capitano di Veneziano. Allora ringrazia Romeo ed è pronto a rilanciarla. Lancio un po' sballato, a centrocampo ci arriva però un giocatore ancora in maglia nera. Poi Boninsegna, di testa la difesa. Piperno, bel lancio sulla sinistra, c'è cara Anticoli che sta pallone con la testa, ma il campo è finito. Alta rimessa per lo Janus.
mezz'ora di gioco in questo inizio del primo tempo, 1-0 per la formazione ospite. Adesso il gol sul rigore di Marco Ander, che ora va a recuperare il pallone, proprio Maroder, e la rimessa laterale per il Maccabi. Piperno si appoggia in dietro proprio da Maroder, spalla alla porta, si gira di fisico, poi Gioia, ancora Maroder, verticale, lancio verso Piperno che può entrare in area di rigore, capisce tutto però il numero 5 Cardilli, poi l'ultimo a toccare sembra essere stato proprio Piperno, infatti è così. Allora la rimessa dal fondo per la Janus, lo Janus con Romeo sul punto di battuta. Batte Romeo sulla fascia destra a cercare Mereu, anticipato con la testa da Anticoli, rimessa per la Janus. Battere Mereu con il numero 3. Si appoggia da Boninsegna, lancio in verticale a cercare Fornelli, Fornelli vince il contrasto, ancora Fornelli, perde palla però poi, arriva ancora una volta Bondi, con il numero 87 la fa sua. Vince ecco il contrasto, rimessa laterale per il Maccabi, l'ultimo a toccare è stato un giocatore in maglia rossa. Va Piperno, verticale a cercare col numero 32 Moretti, che si gira in mezzo a due, benissimo, in bello stile, in bocca Anticoli, in becca Anticoli, ancora Anticoli sulla fascia sinistra, può correre, velocissimo Anticoli, mette il pallone dentro, raso terra, attenzione perché qui Anticoli si è fatto malissimo, perché nel contrasto spalla e spalla è andato a finire dietro la porta, verso la rete del, che determina l'inizio e la fine di un campo e l'altro, e rimane ancora a terra Anticoli, dolorante, è una botta violentissima. Cardilli con lo spalla a spalla, l'ha messo giù, KO, anzi era Remigi. Ora ancora a terra Anticoli, ora un campanello di giocatori su di lui, a sincerarsi delle condizioni dell'esterno sinistro del Maccabi. Anche l'arbitro ora va lì, arriva anche il intervento dei sanitari del Maccabi, si rialza però Anticoli. Dolorante. Il gioco ancora non è ripreso, c'è ancora Anticoli fuori. Sembra possa continuare. Rientra in campo ora. Gioco ora che può riprendere con il lancio lungo di Romeo al centrocampo. Boninsegna svetta di testa e la prolunga dove non c'è nessun compagno a raccogliere. Allora la smista sulla destra il numero 20 Gioia. Bianco in mezzo a due. Si appoggia centralmente ancora una volta verso il numero 87 Bondi. Poi Maroder. Piperno, ancora Maroder, bel lancio in verticale, l'inserimento è perfetto, di Gioia in area di rigore, stoppa male però il pallone ed è costretto a tornare indietro, poi calcia lì l'area, filo di potenza, poco fuori, sopra la traversa, ancora pericoloso, ancora una volta Gioia, ora si stende sulla sinistra lo Janus con Fagioli, Boninsegna, anzi era D'Alessandro, Remigi, ancora Fagioli, finta col mancino, D'Alessandro, verticale da Trovise, gira sulla destra dove può distendersi Mereu, può salire qui il terzino, bella palla a cercare Trovise, stoppa bene con il tacco, palla per lui, forse è l'ultimo a toccare, un difensore del Maccabi, allora ci sarà calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per lo Janus che verrà battuto dalla sinistra del portiere Tommaso Maroder. A battere andrà il numero 10 Geller.
con il destro a uscire, salgono le torri, rimangono solo tre giocatori fuori dall'area di rigore, escluso il portiere. Sul primo palo scivola a terra un giocatore, palla che si alza, la fa sua, strillando Maroder. E voleva far ripartire subito i suoi, però non c'è stato modo. Allora si abbassa sulla, si allarga sulla sinistra, il pallone verso Bianco, numero 23, tutto mancino. L'esterno, bellissima la palla, è perfetta. Perfetta, in area di rigore, ha superato il portiere, la rimette dentro, dove però non c'è nessuno. Moretti, presa male. Poi fallo qui. Subito da un giocatore in maglia nera. Bello il movimento di... palla già in movimento, attenzione, ce ne siamo neanche noi accorti. La rimessa laterale sarà per lo Janus. Ci ha provato Anticoli nel taglio in verticale. Ha superato il portiere. Non si è accorto però di quanto fosse vicino alla porta. Quindi non ha calciato, la rimessa in mezzo. Però non c'era nessuno in maglia nera. Spizzata del numero 9, il capitano dello Janus, che ringhia, riesce a recuperare su questo pallone. Poi Geller, anticipato da Soggiu. Fallo di qui di Geller. Proprio su Soggiu. Poi va via Bianco. Ancora tre giocatori. Centralmente, lancio in verticale, raso terra, capisce tutto però Cardilli. Sbaglia lo stop Mereu. Recupera Piperno. Si appoggia a Maroder. Ancora Maroder. Sa che fare con il pallone, allora torna indietro. Verso Spagnoletto. Ora Veneziano. Verticale da Bondi. Si appoggia da Veneziano. Però sulla sinistra a cercare Anticoli. Davanti c'è Piperno, palla è per lui. Il terzino si è sovrapposto. Lo stoppa bene, il cross in area di rigore, dove c'è solo Moretti, rasoterra, va giù ancora una volta. Si lamentano ancora i giocatori del Maccabi. Poi palla fuori per Gioia con il mancino, strozzato. È andato giù Moretti in area di rigore. L'arbitro ha detto che non c'è stato nessun contatto. Non chiama neanche il VAR. L'arbitro ha visto bene, secondo anche i suoi assistenti. Si può proseguire con Romeo. Fagioli, lancio lungo a cercare Truise, troppo isolato, recupera ancora una volta a Veneziano. Poi Gioia in due su di lui, infatti perde il contatto. Gioia scivola a terra. Geller subisce anche fallo qui. Geller, la manata di Gioia, che dice signore non ho fatto niente. Ma ci consigli di Alessandro, la batte Cortanzino perché ancora si deve battere. Ma Geller, bel lancio sulla destra, dove c'è Mereu, la palla è buona. Mereu non ci arriva, però Mereu uno dei peggiori di suoi in questo primo tempo, non ne ha stoppata una. Maroder sul pallone, il portiere del Maccabi lancia sulla sinistra, svetta di testa a Maroder, il fratello. Poi Gioia, buon insegna. Recupera ancora palla a Bondi, lancia profondissimo sulla sinistra, è buono lo stop di Anticoli in velocità. C'è un calciatore a terra però dello Janus. Buon insegna, numero 11, è rimasto a terra, contrasto con un giocatore in maglia nera. Ha avuto la peggio qui Boninsegna. Gioca ancora che non è ripreso, palla all'arbitro che poi la riconsegnerà tramite il giocatore dello Janus al portiere del Maccabi. Pronta, rilancio Maroder, rilancio lunghissimo, dice suoi di salire. Lancio profondo a cercare sulla destra Bianco. Svetta di testa però in anticipo Fagioli. Allora Geller, ottima la tecnica individuale di Geller. Palla però troppo lunga, la fa sua Maroder. Lancio lungo di Maroder, la spizzano in due, la liscia qui Cardilli, poi in anticipo ancora Cardilli. Buon insegna, si gira due volte. Lancio in verticale a cercare Troise. Perde il contrasto.
fatto con Anticoli, poi Piperno qui, l'ennesimo fallaccio di un calciatore dello Janus che chiede scusa. Chiede scusa Troise, ha preso tante botte, tanti calci. Piperno, l'unico ammonito del Maccabi, l'altro ammonito è Cardilli per lo Janus. Piperno sulla sinistra, entrata della sua terra in area di rigore. 4 minuti intanto al termine del primo tempo. Bianco scambia con Moretti sulla fascia destra, Bondi, Stendersi, Bondi, non è fuori gioco, cross in area di rigore, arriva Moretti e la palla ancora è buona perché Moretti ha tirato, però la palla non è arrivata neanche in porta, allora l'ha ristoppata. L'arbitro dice che sono passati i primi 40 minuti. Allora, duplice fischio, si andrà sugli spogliatoi con il parziale di Janus 0, Maccabi 1.
Lens Maccabi, il parziale 1-0 per la formazione della Nera di Maccabi, una gara che passa il rigore e che non si vede in Nordea, ha recuperato Palma, troppo sbagliato il cartellino. A terra, fa il modo di Cartini, ha subito il rigore, ha spiazzato il portiere Romero, 1-0 della Maccabi, così di nuovo attaccare da sinistra verso destra, dopo Noia si rispiega da destra verso destra. Zero cambi finora sia per il Maccabi che per lo Janus, a disposizione per il Maccabi. Per lo Janus c'è Giommetti, quello è Blasi, per il Maccabi c'è Piazza, c'è Crelesi, Panosi e poi di cielo. Si scaldano Giommetti e Blasi per lo Janus a bordo campo. Mette Pavoncello, Panosi, Piazza e Chelesi ancora in panchina, infreddoliti per lo Janus. Mentre c'è stato il primo cambio per lo Janus, è entrato proprio il numero 8, Piazza. È andato a fare l'esterno sinistro d'attacco. È uscito con il numero 22, Piperno, il terzino sinistro. Allora Anticoli si è abbassato a fare il terzino sinistro e Piazza da fare l'esterno sinistro d'attacco. Attacca subito lo Janus. Piperno, l'unico ammonito del Maccabi, ha preferito sostituirlo il mister. Lancio in profondità per il Maccabi, altro cambio. State il numero 44, commette subito il fallo. Difensore centrale al posto di Spagnoletto, il numero 44, scusate. Attacca lo Janus sulla fascia sinistra, perde palla, può ripartire sulla destra, può distendersi ancora una volta il Maccabi con Bianco, che arriva in area di rigore, converge sul suo mancino, può tirare a giro, lo fa, in questo momento va in pieno però un difensore, può ripartire ancora una volta lo Janus, il contropiede affidato a Boninsegna, chiuso però da due giocatori e perde il pallone. Ora Meo recupera palla proprio su Anticoli, che commette anche fallo. Calcio di punizione sarà per lo Janus, tre quarti difensiva per la squadra rossa. Battere va a Boninsegna, attenzione perché qui il pallone rischia di diventare di possesso nero. Qui arriva Mereu, si appoggia dato a Romeo che lancia il pallone dove, non guardando nessuno, avrà in qualche modo, torna ancora dalla disposizione di Cardilli. Ancora Romeo, larga sulla sinistra dove c'è Geller, anticipato però da Soggiù. Il messo laterale sarà per lo Janus, mentre è entrato Giommetti per lo Janus ed è uscito il numero 7, Fornelli. Attacca sulla fascia destra lo Janus, si distende con Mereu, cross dalla tre quarti, preda però dei giocatori di maglia nera. E recupera ancora la palla con il numero 16, Aronder lancia sulla sinistra dove c'è solo Moretti, è solo Moretti, dietro a lui c'è Piazza, va Moretti sulla mancina, cross alla sua terra, cioè, ma Aronder calcia col destro, dritto per dritto, palla fuori, Aronder cercava la doppietta, ancora pericoloso la coppia Moretti-Maroder per il Maccabi, non hanno ancora preso le misure i difensori dello Janus su questi due, decisamente più pericolosi. La formazione di maglia nera.
Dovrà battere, va Romeo. Di testa spizza il pallone. Un difensore maglia rossa. Il tunnel dietro Troisi. Si stende sulla sinistra Fagioli. In avanti ancora a cercare il capitano Troisi. Troisi. Ancora per Fagioli. Tirare di rigore. Fagioli va con il destro. Si appoggia indietro. Da Giommetti che perde il tempo della conclusione. Scivola a terra. Può ripartire ancora il Maccabi con Moretti. Si appoggia da sulla sinistra dove c'è Piazza. Cambia gioco perfetto, splendido. Sulla destra dove c'è Bianco. È tutto solo Bianco. Ora su di lui converge Fagioli. Bianco va sul centro dell'area di rigore. Prova l'imbeccata verso il numero 44, Spagnoletto. Difensore centrale che ora fa l'attaccante, Spagnoletto. E ora torna nella propria zona comfort. Rimessa per il Maccabi sulla destra. Walter è su, giù. E avanti verso Bianco. Commette fallo, poi Bianco. Allora calcio di punizione per lo Janus. Anzi è rimessa perché il pallone era uscito. Va Fagioli, in avanti a cercare Troisi. Anticipato da un giocatore in maglia nera. Poi Maronder, che con tutta la calma del mondo si rifugia indietro dal proprio fratello, il portiere, Tommaso Maronder. Lancio lunghissimo. Forse in fuorigioco è Moretti, infatti è così. Alza la bandierina l'arbitro, il guardaline. Se si scaldano altri giocatori. La panchina del Maccabi. Calcio di punizione, la propria tre quarti difensiva per lo Janus con Cardilli, poi Remiti. Ancora Cardilli. Verticale, c'è cioè D'Alessandro, si appoggia sulla destra dove c'è Mereu. Poggi indietro verso il fratello. Verticale, capisce tutto, però Piazza recupera ancora una volta il pallone del Maccabi. Qui Gioia perde il tempo di gioco e perde anche il pallone. Va a terra Troisi, la palla è buona. Gioia, bella palla in verticale verso Moretti, tutto solo, entrare a rigore. Moretti, pallonetto e arriva anche il 2-0 del Maccabi. Bella palla in verticale di Gioia che ha servito Moretti. Non c'era nessuno su di lui, è andato dritto per dritto. Moretti entra in area, pallonetto. E ha battuto per la seconda volta il portiere dello Janus. 0-2 per il Maccabi. Per riprendere la partita con lo Janus sotto di 2 gol contro la formazione del Maccabi. Boninsegna si appoggia da Remigi, poi gira sulla sinistra con Fagioli che perde però il tempo di gioco e il pallone. Allora rimessa laterale sarà proprio per il Maccabi. Battere basso giù, messa sbagliata, ci arriva Geller con il piattone, palla a centrocampo, recupera ancora una volta il Maccabi, gira sulla sinistra, può salire Anticoli, poi Piazza centralmente. Va a Piazza, cerca uno spiraglio per passare il pallone in verticale, si appoggia ancora in dietro da Maroder. Poi Bianco va a terra, subisce fallo, calcio di punizione. Tre quarti offensiva mancina per il Maccabi. Subito fallo, il numero 23 Bianco. A battere va Bondi, tocca corta verso Piazza, il numero 8. Indietro per Bondi che alza lo sguardo, verticale, serve ancora Moretti, palla ancora buona per Moretti, nella rigore col mancino in diagonale, tutto fermo, fuori gioco di Moretti. Cambio per lo Janus, esce con il numero 11 Boninsegna. Anzi no, perché ad uscire è uscito proprio Remigi con il numero 12, anche Boninsegna però, tutti due in panchina vanno. Ora Boninsegna torna in campo, allora Remigi, sì, è proprio lui ad essere uscito, il difensore centrale. Verrà qui Mereu, si abbassa a fare il difensore centrale, da esterno alto a difensore centrale ed entra con il numero 8 Blasi. Deve fare le centrali di centrocampo. Bella palla ancora in avanti.
del Maccabi con Bondi, scarica su Piazza, perde il pallone, può recuperare ancora una volta lo Janus, poi Maroder va via in mezzo a due, mezzo a tre, in area di rigore, semplicissimo, Maroder con il piattone e la papera colossale per il 3-0 del Maccabi per la doppietta di Maroder, ma qui la complicità è netta di Romeo. Il parziale in questo inizio secondo tempo per la formazione del Maccabi, che aveva trovato neanche 5 minuti fa lo 0-2 con Moretti, il gol della sicurezza, è arrivato ancora una volta dal numero 16 Maroder, doppietta per lui oggi. Prima si è conquistato il rigore, poi l'ha trasformato nel corso del primo tempo e ora ha siglato la sua doppietta personale, ma qui c'è da dire che Romeo ci ha messo del suo per far entrare il pallone. Recupera ancora una volta palla Maroder, man of the match finora. Scambia con Veneziano, lona ancora Maroder, scambia con la destra, triangolo che si chiude, poi anticipato Maroder dal numero 11, Boninsegna. Fagioli in verticale a cercare Troise, sponda di testa per Giommetti, ancora per Troise, chiude bene capitan Veneziano, regalando però di fatto la rimessa laterale allo Janus. Rimessa già battuta sulla sinistra, tre quarti offensiva vicino al calcio d'angolo. Chiude benissimo qui Soggiu, rilancia lungo dove però c'è solo Blasi, sovrastato ancora una volta da Maroder, che però subisce fallo, anzi commette fallo. Proprio il numero 16, autore di due gol finora. Calcio di punizione pericoloso per lo Janus, tre quarti offensiva adesso, Mancina. Mentre è pronto un altro cambio per la formazione del Maccabi. Altri due stanno per entrare. Presumibilmente saranno... c'è Piperno che sta per rientrare. Presumibilmente l'altro sta per fare il suo debutto in questa partita. A battere andrà Geller con il destro. Ne mette due in barriera Tommaso Maroder. Ma Geller direttamente in porta, palla che si abbassa ed entra. Che gran gol di Geller sul calcio di punizione, 1-3. E rientra in partita così lo Janus, ottimo calcio di punizione di Geller, palla che è scesa all'improvviso, non se ne accorto neanche il portiere Maroder che l'ha vista scendere all'ultimo, si è buttato in ritardo. Doppio cambio però per il Maccabi, escono il numero 23 Bianco, il numero 87 Bondi, ed entra nuovamente in campo Piperno, che ora va a fare l'esterno destro, e in mezzo al campo, adesso vedremo chi è entrato al posto di Bondi. Maroder, oggi ne è detto da Veneziano, lancia a cercare Piperno, stoppa con il petto, forse fuori gioco, infatti è così. È entrato per il Maccabi il senza numero Panosetti, mentre si difende in attacco in formazione maglia rossa con sul pallone Troise, che però perde la sfera. Bene qui Piazza, vede in mezzo a due, al terzo no. Ancora Troise a recuperare, a lottare in mezzo al campo. Scivola a terra, subisce fallo da Gioia. Calcio di punizione per lo Janus. Tre quarti offensiva a destra. Troppo lontano per tentare una conclusione. Anche se sulla stessa andrà l'autore del gol dell'1-3. Proprio sul calcio di punizione Geller. Va in area di rigore sul secondo volo Geller, stacca di testa un difensore in maglia nera, poi al limite va Mereu e la blocca senza nessuna difficoltà Maroder.
piazza, gira centralmente da Gioia, fa scattare Piperno, palla è per lui, in profonda Piperno è molto veloce, più veloce di tutti, esce però in anticipo, Romeo e la fa sua. Larga sulla destra, dove c'è Mereu. Ora Mereu scambia con Blasi, verticale a cercare D'Alessandro, si chiude il triangolo con Troisi, ancora D'Alessandro, va a estendersi sulla destra, palla che non è uscita, dietro ancora verso Troisi, mette il corpo, non passa però, tra Maroder e Anticoli, e può ripartire ancora una volta il Maccabi con il lancio sbagliato di Panosetti. Riprova palla ancora una volta lo Janus con Geller, bel lancio sulla destra, non ci chiede Troisi, allora esce e blocca Maroder. Bel lancio di Maroder a cercare l'inserto di Piazza in anticipo, va con il numero 5 Cardelli di tacco, poi con cui stacca un'ottima rimessa laterale Cardilli, l'unico ammonito finora del Janus. Va a battere Mereu, cambia con D'Alessandro, l'ultimo tocco è del numero 27 Anticoli, che recupera ora il pallone, torna indietro, subisce fallo però da Troisi. Maroder, lancio in verticale, capisce tutto però il difensore in maglia rossa. Per ripartire dall'altra parte Mereu. D'Alessandro, si buona insegna, poi Blasi. Scappa in mezzo a due, Blasi al terzo, riesce a superare, Pani segna che può tirare. Da lì Maroder. Subisce fallo Maroder, quasi nella zona della lunetta, dai 20 metri. Ancora Maroder, migliore in campo dei suoi. Ricordiamo allora della doppietta che finora sta decidendo il match, perché siamo sull'1-3. L'aveva sbloccata proprio lui sul calcio di rigore, doveva esserselo conquistato. Lo 0-2 è arrivato da grazie a Moretti, il numero 32. A inizio secondo tempo, 5 minuti dopo, lo 0-3 proprio di Maroder, e poi l'area aperta sul calcio di punizione Geller. Ma occhio a questo di calcio di punizione, dove a battere va Capitan Veneziano. Siamo centralissimi, nei 20 metri fuori la lunetta. Ne mette 3 in barriera il portiere dello Janus, Veneziano è pronto a battere, forse dice che ancora non si può partire. Va a battere Veneziano, palla che si alza troppo e non scende a sufficienza per entrare nella porta, la può solo guardare Romeo, che è pronto a ribattere, già batte corto Romeo, si appoggia verso un suo difensore centrale che è Cardilli, ancora Romeo, ora Romeo va a corto dall'altra parte sulla mancina. Lancio di Mereu, la fa scorrere Geller, bella palla per Troisi, non ci arriva però. Rimessa laterale proprio per lo Janus, l'ultimo a toccare è stato un calciatore in maglia nera. Geller, stoppa il pallone, scambia con Blasi, due uomini su di lui, Blasi subisce fallo, invece no, la palla ancora buona, può partire Maroder, bella palla in verticale ancora per Moretti. Allora Moretti, pallonetto, e gol! Il gol del 4-1, ma attenzione perché l'arbitro aveva fischiato. Ora non si è capito perché l'arbitro aveva fischiato, aveva continuato Moretti, ha segnato, non si era accorto del fischio, allora forse verrà ammonito. Ma qui non... perché il fischio si è sentito, solo che i giocatori del Maccabi non capiscono, che quelli dello Janus... Minuto 57 nel corso del
C'è l'aggiornamento del centro sportivo Romule, a Sabat, Unione Ferrovieri 0-0 nel corso del 27esimo minuto del secondo tempo. Entriamo alla live al Trastevere Stadium, dove c'è questo calcio di punizione da battere a centrocampo per lo Janus. Il gol è annullato perché il gioco del 4-1 annullato, il gioco era fermo. Tenta la rovesciata Troise, perde il pallone, anzi era Blasi, può partire ancora in contropiede Piazza. Poi Anticoli, ancora a cercare Piazza, chiuso però da Cardilli. Anticoli. Ancora Maroder. Bellissimo, ancora il pallone in verticale, in area di rigore. Controlla quel calcio con il mancino, di collo. Di prima in attenzione, era fuori gioco, ci ha provato. Però Panosetti. Bella conclusione, anche se era fuori gioco. Romeo, Cardilli, Mereu, anticipato qui il numero 4 da Alessandro, da Anticoli, e poi la palla che carambola tra le mani del portiere dello Janus, che ne ha visti entrare 3 finora di gol nel corso di questa partita. Blasi si abbassa, larga sulla destra dove c'è Mereu che aspetta il pallone da Alessandro. Verticale, bella palla di inserimento in area di rigore, non ci arriva nessuno, arriva dall'altra parte. Geller, botta sicura. Esce Maroder, ottima parata, ancora calcio d'angolo. Il Maccabi si lamenta per fuorigioco, lo Janus si lamenta per l'intervento su Geller, proprio del portiere, allora ha fatto stacca a calcio d'angolo. Già battuto da Geller, in area di rigore, esce ancora con i pugni Maroder e la fa sua. Per partire Panosetti, chiuso in mezzo a due. Allora Geller, Panosetti entra sul pallone, la recupera, gioia. Ruleta. Lancio sbagliato di Piperno. Fase confusa del match, scivola da Geller, rischia tantissimo qui Geller. Allarga sulla sinistra dove c'è solo Piazza, anticipato da un giocatore in maglia rossa. Ora ancora palla al Maccabi, che si distende sulla mancina dove c'è Anticoli. Parte il numero 27, c'è Piazza sulla sinistra, va da solo il numero 27, ne supera due, ne supera una tre, il quarto è Mereu, è davanti a lui e perde palla. Ora Mereu avanti, scivola, perde la sfera, ancora gioia. Piazza, numero 8, converge verso il centro, va sulla sinistra, bella palla in verticale, a cercare ancora gioia, interna di rigore, ne supera due, gioia al limite, può calciare, interno, e arriva l'1-4 del Maccabi, ma è fuori gioco. Anche qui è fuori gioco. Annullato il gol del Maccabi. Ottima azione però qui del Maccabi. Ottimo triangolo chiuso da Gioia con Piazza. E però va al VAR l'arbitro. L'arbitro va al VAR. Possibile check per l'1-4. Fuori gioco forse, se c'è, è millimetrico. Perché non abbiamo da queste, la nostra postazione. Il gol sembrava buono. Si è chiuso un ottimo triangolo sulla sinistra tra Piazza e Gioia, che è poi arrivato sulla sinistra e nel limite dell'area di rigore è stato verso il centro con il destro e il raso terra, detto perdito sul primo palo, è infilato per la quarta volta Romeo. Ora c'è il controllo del VAR per questo possibile Janus 1 Maccabi 4. Allora, i giocatori del Maccabi vanno dal guardaline, si vanno a lamentare del fuorigioco in precedenza. Secondo loro il gol è buono, ovviamente. Ora c'è il controllo del VAR. Attimi di suspense al Trastevere Stadium. Ricordiamo il parziale di Janus 1 Maccabi 4. Controlla il VAR, il gol è buono, allora è 1-4, segnato anche Gioia. Buono, è buono. Cambio nello Janus e anche per il Maccabi.
esce con il numero 32 Moretti ed esce anche con il numero 6 il capitano veneziano. Hanno tutte e due verso la panchina. Eccolo qui Veneziano, viene sostituito in questo momento. Con il doppio cambio ed è uscito anche Moretti per lo Janus. Vediamo adesso per il Maccabi, vediamo adesso chi sono entrati. Presumibilmente sono entrati infatti con il numero 2 Pavoncelli e con il numero 24 Chirelesi. Allora tutti e quattro i cambi, tutti e quattro i giocatori nella panchina del Maccabi sono entrati in campo: Pavoncello, Panosetti, Piazza e Crielesi. Gira palla proprio Pavoncello. Rimessa per il Maccabi, Gioia in diagonale, lancia a cercare Piazza, su di lui va di testa Mereu, poi sbaglia più difensore centrale, grande palla ancora una volta al Maccabi con Gioia, lancia ancora sulla destra, cicca l'intervento del difensore, palla buona per Pavoncello, cross il tiro, cross anzi di Pavoncello, chiuso, calcio d'angolo per il Maccabi, c'è però Pavoncello, è rientrato ed è entrato anche con il numero 99 Frati. Il Maccabi, calcio d'angolo, secondo palo con il Mancino, troppo lungo, non ci arriva nessuno, l'ultimo ad arrivarci il numero 44, il Spagnoletto, palla che carambola in mezzo all'area di rigore, palla buona, diventa ancora per lo Janus, attenzione, scintille tra Mereu e Spagnoletto, ora Mereu, perde palla da Alessandro, regala la rimessa laterale al Maccabi. Batte Anticoli, Maroder, Gioia, mezzo a due, ora anche in mezzo a tre, commette però fallo su Blasi, Gioia. Calcio di punizione per lo Janus, già battuto, girano tra le centrali di difesa, Cardilli, Mereu, c'è Piazza su di lui, lo supera Mereu. D'Alessandro anticipato ancora una volta da Anticoli, va via il numero 27, Anticoli ne supera due, supera anche il terzo in area di rigore e questo è fallo al limite, altezza del vertice dell'area di rigore, fallo del numero 4 D'Alessandro su un ottimo Anticoli, meglio sicuramente questo secondo tempo da terzino che il primo tempo da ala sinistra, siamo proprio sul vertice dell'area destra del, a destra del portiere Romeo. Va a battere Maroder con il destro, cercare forse sul secondo palo l'inserimento di qualche giocatore in maglia nera, sono 5 sul secondo palo, c'è invece in mezzo all'area con il numero 99 Anticoli, anzi Efrati, va Maroder, secondo palo non ci arriva nessuno, la deviazione di un giocatore in maglia rossa, poi alza il campanile Troise, palla ancora buona per Maroder che non ci arriva, allora D'Alessandro cicca il pallone, Efrati la recupera, buon intervento, il cross sul secondo palo, esce però sul primo, la fa sua Romeo, pronto un altro cambio ancora per il Maccabi, lancio lunghissimo qui, ma capisce tutto il numero 19 di testa, la fa sua, rimessa laterale ancora per lo Janus sulla sinistra, lancio lungo di testa, palla ancora buona verso Geller che entra in area, grossa con il Mancino, rimorchio, c'è Troise che cerca il pallone e se la ritrova lì, Maroder si distende sulla sinistra, il Maccabi con Anticoli, ce ne sono da servire in avanti, lo si torna indietro, ancora da Gioia, bel lancio in profondità, capisce tutto, Cardilli con il numero 5, allora Mereo, ancora Cardilli, gira ancora indietro, dall'altro Mereo con il Mancino, palla buona per Geller, forse fuori gioco, forse no, l'arbitro dice che si può continuare, lancio in avanti,
pregiaco del Janus, fallo pregiaco di Giommetti, che se da qui la posizione sembrava buona del numero 14, altro cambio però, per il Maccabi. Esce con il numero 27 Anticoli. Ora il terzino sinistro lo andrà a fare Piperno. Anzi, è Fiorentini che andrà a fare il terzino sinistro con il numero 11. Esce Anticoli. Esce anche Mereu per lo Janus. Doppia punta per lo Janus in questi ultimi minuti del match, quantomeno per tentare di riaprirla sul 4-2. Ora Fiorentini. Bella palla, scambia con Marodera, ancora Fiorentini, in avanti con Piazza. Ma centralmente Piazza va via a due giocatori anche involontariamente e cambia gioco benissimo. Piazza sulla destra dove c'è Soggiu. Finta di Bianco. Perde il pallone, può recuperarla ancora una volta lo Janus. Ultimi palloni del match. Geller, lancio in profondità, cercare ancora Troise. Stoppa con il petto, poi anticipato da Fiorentini. Marauder, ancora Fiorentini. Poggia ancora in dietro. Si torna da Marauder, Tommaso Marauder. Lancia lungo sulla destra, sono solo giocatori in maglia nera. Sbaglia qui lo stop con il numero 2. Licello. Ora parla ancora lo Janus. Vedo lo stop a Pavoncello. Recupera ancora palla il centrocampo del Maccabi. Lancio in verticale di Fiorentini. Allora Piazza seguito il tackle con Fiorentini, che però va più veloce del pallone e la palla termina fuori. Blasi verticale a cercare Troise. Ancora Blasi. D'Alessandro. Geller si appoggia dietro da Troise. Verticale chiuso ancora una volta da Gioia. Ora palla nelle mani di Marauder, che con tutta la calma del mondo preferisce ragionare invece di darla subito, e si appoggia da Gioia, e qui perde palla, attenzione, riconquistata per un attimo Spagnoletti, Spagnoletto. Poi Fiorentini, Marauder, Gioia, gira verso l'alto centrale e si va sulla destra dove c'è Pavoncello, può salire il numero 2, Pavoncello, Pavoncello, appoggia centralmente, perde palla, anticipato bene da Blasi, poi Veronica di Geller. Si appoggia sulla sinistra da Fagioli. Torna ancora indietro. Siamo giù dall'altra parte. Sale il numero 14 dello Janus. Si appoggia ancora con D'Alessandro. Ancora indietro. Da Cardilli. Lancio in verticale di Mereu. Cercare l'inserto di Geller. Poi il calcio profondissimo. È un gol bellissimo dello Janus. Si è il numero 6. Gol bellissimo, rientra in partita lo Janus grazie al gol di Fagioli, la sponda indietro di Geller. Allora Fagioli con il collo esterno sul secondo palo ha trafitto per la seconda volta Marauder. Rientrato in partita, si è svegliato forse un po' tardi lo Janus, che grazie al gol di Fagioli si è portato sul 2-4, parziale comunque che sta pregiudicando la partita dello Janus, ma che gran gol di Fagioli. Ricordiamo il lancio sulla destra, sulla sinistra, la sponda di Geller, e Fagioli in controbalzo alla tre quarti offensiva mancina di prima intenzione con il suo piede preferito, il mancino, l'esterno sinistro,
l'ha messa sul secondo palo, si è allungato. La Roder, ma non c'è potuto arrivare. Allora ancora Fagioli, l'autore del straordinario Eurogol. Si appoggia verso Blasi. Si appoggia ancora su Fagioli. Siamo sulla tre quarti offensiva mancina. Scambio con Geller che però perde palla sul contrasto spalla a spalla. Maroder scambia con il numero 99 e Frati. Poi siamo già sulla destra. Nera di rigore, la verticale a cercare Piazza. Intervento strepitoso di Mereu a levare il pallone di Piazza per il possibile 2-5. Calcio d'angolo per il Maccabi, alle rigore con il mancino, non ci arriva nessuno, può partire il contropiede in anticipo, però c'è Fiorentini che sopra il pallone può tirare, calcia! Corpo all'indietro, palla alle stelle per Fiorentini. Batte Romeo, si appoggia da Mereu sulla sinistra, da Fagioli, ora in dietro dal numero 11, buona insegna. Ancora Fagioli, che perde poi palla, può recuperare ancora una volta il Maccabi, la verticale verso Piazza, contrasto di Efrati che perde il pallone, può ripartire Mereu, si allunga il pallone, Gioia, la palla arriva in qualche modo al numero 4 d'Alessandro, spazzata classica della difensore del Maccabi, si allunga il pallone qui al numero 14 dello Janus e palla addirittura da Maroder. Mancano 5 minuti al termine di Janus Maccabi, siamo al 75esimo, arbitro guarda il cronometro, parziale di 2-4 per il Maccabi, la sbloccata Maroder, poi lo 0-2 di Moretti, lo 0-3 ancora di Maroder nel secondo tempo, poi la riaperta Geller su un ottimo calcio di punizione, è arrivato l'1-4 di Gioia, coadiuvato anche dal VAR, mentre qui calcia ancora una volta Geller e poi il 2-4 con lo strepitoso Eurogol di Fagioli. Calcio d'angolo per lo Janus. Andrà battuta alla sinistra di Maroder. Andrà a battere il solito piedino fatato di Geller. Mentre è pronto un altro cambio per lo Janus. Va Maroder sul secondo palo. Non c'è nessuno. Autodeviazione di Gioia. Anzi del numero 8. Piazza stava per battere il suo portiere, quindi calcio d'angolo dall'altra parte dove andrà ancora con il destro a rientrare Geller, batte sul primo palo, cross in mezzo, Spagnoletto la butta fuori, può ripartire Piazza che torna però indietro, poi si rifugia sulla fascia sinistra, Piazza ce ne sono davanti a lui, può andare in solitaria, Piazza riesce a passare, cambia gioco sulla destra dove c'è soltanto il numero 2 che non arriva sul pallone, ora sì, Geller in anticipo, se ne porta a spasso 2 Geller, lancio in verticale di testa a Spagnoletto, anticipare anche l'uscita del proprio portiere, la rimessa d'aria per lo Janus mentre c'è l'ultimo cambio anche per la formazione in maglia rossa, uscirà con il numero 11 buona insegna. Rientra Mereu con il numero 2. Attacca ancora Geller sulla fascia a sinistra, chiuso da tre giocatori mentre è rientrato in campo anche con il numero 7 Fornelli per lo Janus. Ora Gioia sul pallone, cerco di centrocampo, lancio splendido in verticale ancora una volta per Maroder che sembra non stancarsi mai, è appena iniziata la partita per lui, ancora su, anche su Ringhia, su questo pallone la fa sua,
rimessa per Loianus. Di sicuro Edoardo Maroder il migliore in campo per questo Maccabi. Rimessa laterale per Loianus. Mereu, Cardilli, Blasi, l'altro Mereu, cercare Fagioli subito di prima, dove però non c'è nessuno in maglia rossa a raccogliere il pallone. C'è però sulla sfera di gioco il numero 20, Gioia. Fiorentini, piazza, anticipato e fermato da Blasi. Poi Cardilli, in scivolata va a piazza, non è fallo. Ora Fornelli, D'Alessandro, ancora D'Alessandro, chiuso due giocatori, ancora D'Alessandro, verticale, forse è fuori gioco, infatti è così, fuori gioco, segnalato dall'assistente di Cardilli. Calcio di munizione della propria difesa per il Maccabi. Lancio in profondità a cercare la testa di Piazza, arriva, stoppa con il petto, la mette giù benissimo Piazza. E cambia gioco egregiamente sulla fascia a destra, stoppa bene il pallone, anticipato però da Fagioli. E poi ripartire nel contropiede lo Janus, Fagioli va via, rientra sul destro, centralmente si appoggia da Fornelli. Ora Fornelli a sinistra, dove però non c'è nessuno in maglia rossa. Può ripartire ora il Maccabi. Perde palla qui. E poi fallonetto di Gioia su Galler. Addirittura tira in porta, che sta per entrare. Troppo alto però, è sceso all'ultimo. Ci ha provato chi? Il solito Galler. 2 minuti di recupero, intanto l'arbitro ci segnala. Lancio lungo, cercare Piazza, che svette di testa, la riporta indietro. Stoppa con il petto Gioia, va via in sombrero, elegante qui Gioia. Ancora Piazza, ancora stoppa con il petto. Su di lui va Mereu, bravo Mereu qui. Ora Cardilli, lo sa chi dare il pallone, si appoggia ancora da Mereu. L'esterno destro difensivo, va via a Piazza, palla che rimane lì, ancora Mereu. Piazza con il corpo, palla forza che è uscita, ancora no, Mereu. Palla sotto, le gambe di Maroder, non si è concretizzato il vantaggio, l'arbitro fischia il calcio di punizione per lo Janus, a battere va Mereu. Tre quarti offensivo a destra, 40 metri verso la porta. Seguono tutti i giocatori dello Janus. Va Mereu, bella palla sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Stava per entrare in porta, ci ha messo le mani Maroder. Bella rimbalzata davanti proprio Maroder, che con uno scatto felino l'ha levata da sotto il set. Centrocampo dello Janus, palla verso Blasi. Fagioli, corre avanti verso Galler. Poi Troise, verticalizza in area di rigore, capisce tutto ancora una volta Spagnoletto. Poi Piazza, lancio in avanti, non c'è nessuno in maglia nera a proseguire. Allora c'è l'altro Mereu che arriva sul pallone. La video guarda il cronometro e fischia 3 volte. Non c'è più tempo per provare a recuperare questa partita per lo Janus. Allora al Trastevere Stadium questa quinta giornata finisce così: Janus 2 Maccabi 5. Ricordiamo i marcatori: 1-0 di Maroder, lo 0-2 di Moretti, 3-0 ancora il gol di Maroder, poi la riaperta di Galler sul calcio di punizione, 1-4 congelato di Gioia, e poi l'Eurogol del 2-4 di Fagioli.